La grande letteratura italiana ricodificata da e per gli studenti. Giovanni Pascoli nacque il 31 dicembre 1855 a San Mauro di Romagna, che è oggi chiamata San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì. Il padre Ruggero è amministratore della tenuta La Torre dei Principi Tarlonia. A 7 anni Giovanni entra nel Collegio degli Scolopi a Urbino, dove rimane fino al 1871, ma il 10 agosto del 1867 successe una catastrofe per questo poeta, ossia il padre, Ruggero Pascoli, venne assassinato mentre tornava in calesse da Cesena. Questo e altri gravi lutti segnano per sempre l'esistenza del poeta. Infatti nel 1868 morì la sorella maggiore Margherita e la madre, mentre nel 1871 morì il fratello Luigi. Per quanto riguarda le sue pubblicazioni, nel 1869 pubblica Il morto giovinetto, mentre poi pubblicò anche Il pianto dei compagni e sempre nello stesso anno L'aquilone. Giovanni Pascoli ebbe come maestro Giosuè Carducci. Questo per sottolineare la grandezza di Pascoli, è dovuta appunto specialmente, sicuramente non totalmente, però anche agli insegnanti che aveva avuto. Infatti come maestro ebbe un bravissimo poeta, Giosuè Carducci appunto. Avvicinandosi al socialismo partecipa a una manifestazione studentesca contro il ministro Ruggero Bonghi, in seguito alla quale viene privato del sussidio che gli era necessario per continuare gli studi. E non migliorò, diciamo, la sua situazione economica con la morte del fratello Giacomo nel 1876, che lo spinge con insistenza a cercare le prove che possano portare alla condanna degli assassini del padre. Intanto conosce Andrea Costa e partecipa alla propaganda del Movimento Socialista Internazionalista. Tra l'altro venne arrestato per aver partecipato a una manifestazione, poi uscì dal carcere dopo 3 mesi, assolto dall'accusa di sovversione anche in seguito a un intervento di Carducci. Dopo il matrimonio, a sorpresa della sorella Ida, che il poeta vive come un abbandono, prende in affitto nel 1896 una casa, che poi acquisterà a Castelvecchio, nei pressi di Barga, in Garfagnana, e ne fa il suo, diciamo, rifugio. Nello stesso anno viene nominato professore straordinario di grammatica latina e greca all'Università di Bologna. Per non parlare del 1897, che venne nominato ordinario di letteratura latina all'Università di Messina, dove rimarrà fino al 1903, quando passerà a Pisa. È importantissimo invece il 1905, quando accetta la cattedra di letteratura italiana all'Università di Bologna, che era stata di Carducci, quindi questo è un grande passo ed è dovrebbe essere un onore per questo giovane poeta. La pubblicazione di Mirice nel 1891 segna un momento cruciale di rinnovamento per la poesia italiana, se non già un suo ingresso nel Novecento. È questo aspetto di novità che potremmo definire come sperimentale di Pascoli, che è anche all'origine di certe reazioni di netta sorpresa, di dissenso o di disorientamento di fronte a un'opera che si distacca dalla tradizione che va da Petrarca a Carducci. Quindi adotta proprio uno stile nuovo, una poesia nuova, tutto nuovo. Pascoli, tra l'altro, riteneva che la poesia non è in ogni caso razionalità, non procede per sillogismi e non è logicità. E non tende a convincere la mente, appunto. Ma il segreto della poesia, diceva ancora, sta in una improvvisa rivelazione del mondo. Siamo quindi di fronte a una sensibilità del tutto nuova e moderna, e anche di fronte a un'idea della poesia che approfonde relazioni con il simbolismo, che spezza la visione chiara e logica del mondo, ordinata e inquadrata secondo uno schema di gerarchie e categorie sicure.
Il mondo della campagna romagnola, che fa da sfondo ai testi di Mirice, è descritto con una precisione e una proprietà di linguaggio che sarebbe errato far dipendere da un intento realistico. Pascoli, tra l'altro, si muove seguendo vie inedite sia sul piano formale e linguistico sia su quello contenutistico. Infatti possiamo notare appunto delle innovazioni dal punto di vista stilistico, tra cui un linguaggio spesso mutuato dall'uso quotidiano dialettale, ma utilizza anche vocaboli rari e dotti. Molto interessante notare come Pascoli affronta il tema della morte, ossia, secondo lui questo tema viene superato dall'uomo, restando ancorato a un nido o al grembo materno. La distanza offerta dall'argomento mitologico permette all'autore di staccarsi dalla dimensione individuale e soggettiva per dar luogo a un'osservazione degli uomini nella loro realtà metastorica. Ossia, lungi dal voler rappresentare realisticamente il mondo classico, i poemi proiettano sul lontano passato l'angosciosa e moderna coscienza della precarietà del destino umano. Stilisticamente, in questi componimenti prevale l'armonia di un endecasillabo che racconta un mondo in cui la poesia e la bellezza sono a un tempo consolazione e grido di protesta contro la morte. Importante anche non dimenticare che l'impronta più profonda lasciata da Pascoli sulla poesia del Novecento è da ricercare nelle strutture poetiche tradizionali che egli ha attuato con la sua ricerca stilistico-formale, dove un ruolo di assoluto rilievo occupa il rinnovamento del lessico. E dopo quella che, secondo Giacomo De Benedetti, si può definire la rivoluzione inconsapevole di Pascoli, ossia la creazione di una lingua, di un universo poetici assolutamente nuovi. Pascoli, così, apre ai poeti del nostro secolo la strada verso una lirica che abbandona o comunque riconsidera criticamente il suo legame con una tradizione secolare a favore di nuovi oggetti poetici, di un nuovo linguaggio, di rinnovate strutture metriche e sintattiche. Infine, questo grande poeta morì a Bologna il 6 aprile 1912.